Saluti e bevi. Pure a voi, padre, tu la piglia sulla seggia. Te. Grazie, corno. Salutamolo. Mi siamo tentavato qua. Ma perché cazzo è? Io. Permettete, padre. E te una caro rosario, mi raccomando. Oh, come? Lo porto sempre per me, eh? Bravo. Ciao. Domani veniamo con me e andiamo comune, come? Andiamo a casa. Avanti! E perché lavoro c'è lavoro! Vinto io promesso uno pure a voi, cara Francesca. Eccolo qua. Che bello! È di macia perla. Grazie. Fregatelo. E un crocifisso ad argento. Grazie, faccio, grazie a sangue. Dunque, che volete? Ma che debbo l'onore della vostra vista. Sono venuto a ritirare il raccolto, come da tuo desiderio. Brocco, figlio mio, non è la prima volta che sono costretto a parlare così. Se sto parlando a brutta strada, specchiati invece nell'anima santa di tutti i cristiani, e specialmente in quella di tuo padre, che fu un devoto e onesto lavoratore. Cerco di mienti su Babbo Nasciato. Non aspettare domani a domani. Ad redire, ad bonam frugem, redire. Prima di tutto non parliamo lingue che non conosci. Perché se no, su costretto non mi capisci niente. O cazzo finta che capisci e non mi rispondo frischi per frasche. Va buono, parliamo la lingua tua. Che a Giugrillo ti sa di ciò servire? Non si tratta di grigli. Si tratta, mi trovamo restando amici. Una decisione definitiva. Ce riguardi cui? Ce riguardi dell'orto picceriggio. Do campo tuo signori? A voi mi pare che sto tuo signori. Invece i tassi li pago io e no, signori. A gente siamo a così. Vox populi, vox dei. No. Dunque, se permettete, caparroi. Un testamento, caro Rocco, dice testualmente a così. Lascio mio figlio Rocco, ed è erede del mio podere, nella misura di metri quadri, 100.000, sempre che parte di essa, precisamente metri quadri, 10.000, cioè un ettaro, sia da esso riconosciuto come proprietà del condomenicani. E sarà quest'ultimo ad usufruirne beni, diritto ed usufrutto. E ciò per il benessere stesso del convento e di tutti i poveri del paese. Dice così. Preciso. Accettasti tu sta clausola? E allora? E come potia, c'è un momento di sofferenza e di dolore contraddire la volontà di pace. E perché mo non è la stessa cosa? E mo dolore mi passò. Eh sì, mo ci passavo. Come ci dice, umore giace e cuveva c'è una pace. Già. Pure la tua volta mi dicista così. E mi cercaste di spostare un campo e non ne vado solo, ma tu vuoti. E la seconda volta mi dicesti mi spostiamo di nuovo a dove era prima, cioè a dove si trova mo. Vero? E io per mo t'accontento e per mo ti raccomando con pace priore. Mo che voglio? Guarda che pazienza! Pure chi è divina avendo limiti! Prima di tutto, prima di sta pazienza divina, io la riamo saggio, perché l'orto vostro rende ognuno. L'orto dei vicini tuoi rende buono. Buonissimi. Può darsi poi tu, allora non sapemo pure. Tener fede bisogna. Tener fede. Fede. Avevo 8 anni che aspetto. Quantava che muore padre. E quantava che aprimmo testamento. Avevo 8 anni che aspetto un poco di considerazione e di pietà. E invece avevo 8 anni che aiuto valiene e buffo. La panza mia diventò un pantano. Io l'avevo fede una volta, credia. Ma poi boh, mi convince tu il contrario. Cazzolata volete mia mo? O vogliamo cercare la mosina? No. Noi non volevamo la gente usi prima del necessario, ma solo del superfluo. E come costringe ciò ad ogni all'altro questo superfluo? Con quale diritto se vogliono mantenere le mani su quel bene che io mi ho messo da parte, lavorato con sudore da fronte? Ebbene, io non ci metto da parte, sogno quei giorni male che possono venire. E ognuno di noi avevamo pensato a che gli giorni. Niente è superfluo quando uno ci guadagna onestamente. Volia dire che è superfluo, che io che resta in abbondanza,
E secondo voi sogni i 12.000 metri quadrati di terreno? E che su di fronte ai 90.000? Chi già hai? Che su? Che su? È precisamente di a parte che mi manca montagno 100.000. Di conseguenza, caro padre, di sto minuto io assumo il controllo generale di tutta la terra mia. Di una parte lo puoi, di quella parte che Dio ti ha donato. Tenendo la meglio parte per Dio, e fino alla tua sai. Quieta! Ma io non sto facendo niente. Certo che mi giuri a noi. Tu la tua da si margi. Ma non c'ho. Ed è colpa tua con niente. Ed è colpa mia. È colpa tuo diavolo. E l'onnipotenza divina saprà calpestare. E quanto sta onnipotenza divina ci decida mo c'ho caccia dei piedi a sto diavolo. Cambiano questo tutti i due ci acchiappano tra io. E noi, povero umanità, mi sotto. Tu devi sapere, Rocco, che Dio ha creato l'albero del bene e del male. E tu devi saper distinguere tra i due sentimenti. Ma non era meglio preso con l'albero del bene. C'era bisogno che faccia pure che io do male per non disturbare che io do bene, eh? Perché un albero del bene è un albero le cui radici non possono trovare nutrimento in una terra come il tuo animo esacerbato. È vero, è vero. Quella terra è arida perché è afflitta da siccità, ma quanto è più grave l'aridità del tuo spirito. Fin quando su quei campi non scenderà una benefica pioggia, non un solo filo d'erba crescerà vegete sano, così come nel tuo animo esacerbato. È vero, padre, avete ragione. Io ci dico sempre, e invece sapete di che mi parlo io, di birma e di patate. Tu, caro Rocco, ti fai suggestionare, Rocco. E ho pieno e pettia, e che fede c'è Cristo, la fa dipendere l'uorto. Se ti rende, sei pronto, ti avvicini a Dio, e se no, ti allontani. Con Dio non ci faccia questioni di dare per ricevere. Dio è grande. Grandissimo. Infinitamente grande. Stragrandissimo. Non fena mai. Ma Dio che creò il mondo. Io creò i puma qui di Mirande e Piccerigli. Lui ha creato tutto. Ma per ordine di cui? Con ce l'ordinò creò il mondo se prima non c'era niente. Io stesso come potte nascere da un ente? E sto niente che? È un mistero, Rocco. Tener fede bisogna. Tener fede. Ah sì? Secondo voi allora per mai fede? Allora io vi continuo a mandare un commento di giola, viozza, patate, poseia, no? Basta. Continua non parlo più, Rocco. O signore ti manda buona. Ecco sì, Catovaccio. Quando ho saputo rispondete, chiudo il tuo discorso. Da varria a rispondere, ma varria lo saccio pure tu, per sapere come mi rispondi. Io rispondo che divento io, faccio tutto mondo. E poi può venire pure che non do mondo a favore. Buono. Francesca, mi andavate. Guarda quello che a me mi pare che sta diventando pace. Lo saccio. Siamo d'accordo. D'accordo allora. Comincia allora per fare queste pratiche. E diceteci a priori che non voglio mancare a 20. Se è possibile, risolviamo la questione amicabilmente, se no guerra. Se no guerra. Beh, mo la faccio mandare la roba. Non mi pare che la roba la mando che mi spagno, ma la faccio per una cortesia. Ma non mi pare che cominci a menare in un